E diamo il benvenuto, il buon pomeriggio al nostro maestro di Galateo, Lapo Mazza Fontana. Ah, buonasera miei rabdomantici discenti, come state? Stavamo meglio che prima che ci definisse così. Insomma. Io col bastone in mano. Sì. Immagino naturalmente orientato verso dove? Verso l'acqua, come tutte. Naturalmente. Certo, no? Mi sembra giusto anche perché stavo testé considerando con una mia cara amica. In realtà la volontà di acquisire facoltà di miglioramento del Galateo è stata per anni inficiata da un personaggio notevole che io ho ben conosciuto, che è la Lina Sotis, no? Sì, per cui voi dovete rendervi conto anche in quanto voi Diegoli e Facchini del vostro ruolo sociale nella società italiana del nostro tempo. Rendiamoci conto, siamo riusciti a fare un salto avanti, un next step dopo che la Lina Sotis ci aveva veramente piallato le palle, ma è una signora di una certa età, ma è anche molto carina, io la conosco personalmente, però dicevamo con questa mia amica che non l'avete mai sentita parlare, sembra Ungaretti, no? Quando parla fa tutte queste cose come io sono contenta di poter contribuire insomma al miglioramento, ma chi se ne frega, come dice Funari, veramente abbiamo capito perché gli angeli non hanno sesso, perché proprio c'è abbiamo capito. Lapo, comandi, comandiamo con quella storia delle medicine che la tenevano più tranquilla. Deve aver smesso, È una volta tanto sono io a darle una lezione di Galateo. Se il dottore le dice scali piano con quelle medicine, lei non deve piantarli tutto in un colpo. Ma guardi, è vero, perché ho smesso di farmi le iniezioni di enoxaparina. Io invito tutti quanti a farsele. Ma è un anticoagulante. Fa male, maestro. Abbiamo una domanda che pone le sue radici nella puntata della scorsa settimana. Sì. Però non facemmo in tempo a leggerla perché ci eravamo già salutati. Questo perché i nostri ascoltatori sono lenti nell'inviarvi le domande. Vanno un po' a scoppio ritardato. Quindi, sì. Veloci. Perché le riflettono, le lavorano nel loro cerebro. 331-6214013 per gli sms o sul muro di Facebook, piuttosto che ancora la mail, per esempio, radiopopolare.it. Ne abbiamo due di domande. Allora, ma se l'uomo contemporaneo ti guarda languidamente ma poi non chiede il numero di telefono, il contatto di Facebook, non ti invita a bere il tè, insomma, quando è lecito per la fanciulla scocciarsi e arrangiandosi elargire al coniglio il numero, e poi ci chiede Lilla? E poi ho la domanda di corollario a questa, vada. Ma naturalmente qui con tutta l'amicizia e il rispetto per i nostri amici gay di tutto il mondo, però purtroppo è vero che l'omosessualità dilaga. Cosa dici? No, Lapo, lei è fuori da questo momento. Adesso abbiamo perso tutti gli ascoltatori. Abbiamo perso un collaboratore. Abbiamo perso un collaboratore. Abbiamo perso una rubrica. La vita radiofonica è fatta... Ma perché essere maestri di Galateo è uguale comunque anche essere dei fascisti, ma ad essere sempre così, ma proviamo a dire no una volta a questa cosa. Diciamo no intensamente, anzi come diceva sempre Guzzanti, guerra brutto, per cui guerra diciamo no, brutto e anche guerra brutto. No, ma naturalmente per rispondere alla domanda senza le celie correlate, naturalmente senza che possiamo cretino, capire che questo che questa cosa induca appunto un certo fastidio, no, nelle signorine, per cui quando uno appunto fa il coniglio, non che naturalmente non vorremmo essere così truci da associare l'omosessualità alla coniglieria, però c'è questo aspetto un pochettino poco, come dire, poco di conquista, no? È vero che si è persa un po' questa cosa, anche perché perdiamo un'altra fetta delle nostre ascoltate, molte donne ci hanno anche un po' insegnato a essere timidi, perché a volte siamo stati respinti orrendamente quando magari... Cioè il 2 di picche ha generato una generazione di timidi? Ma peggio, io ho un caro amico che sostiene di essere diventato appunto gay perché aveva preso tanti di quei 2 di picche al liceo che aveva cominciato a frequentare persone che gliene davano un pochettino meno, insomma, per questo anche questa è un'indagine sociologica non da poco. Sì, no, però veramente da tantissimo, perché non l'avevamo mai sentita questa cosa. Ah, vi presento questo mio amico, è molto simpatico, vi può dare testimonianza, real life. Ho detto, ovviamente, come fare, dategli...
chiedete voi il numero di telefono, signorine, cioè fate questo sforzo. Oh, signorini, dire. Senta, Lapo, ma a questo punto io vorrei fare una domanda corollario a quella dell'ascoltatore, ed è la seguente: il galateo impedisce di flirtare con lo sguardo se non ci sono reali intenzioni posteriori? Dove per posteriore cronologicamente? Sì, io direi che tutte le merde sono state pestate. No, cronologicamente. Infatti, quindi no. Ormai come Berlusconi possiamo dire tutto. No. Vale tutto. No. Cioè. Tra l'altro gli schizzi sono andati tutti su di lui. Sì, tutti completamente. No, Lapo, seriamente, cioè io posso guardare languidamente una persona anche se poi in realtà non ho delle vere intenzioni o sta male per il galateo? Ma questo è il grande tema della cosiddetta, quella che i francesi chiamano l'allumeuse, e quella che gli italiani, non diremo con che parola, definiscono, perché è molto più appunto truce, molto più triviale. Si parla di lisciare qualche cosa, naturalmente, ma invece è una cosa, l'allumeuse è una caratteristica peculiare della femminilità, per cui non possiamo arrabbiarci se abbiamo l'allumeuse che ci fa pensare, ci prospetta chissà quali weekend a Saint-Tropez, poi dopo invece ci molla sull'asfalto di Corso Garibaldi a Milano, capite? Per cui il galateo è sempre a favore, come ben sa il Facchini, della coscioneria, giusto? Naturalmente. Sì, certo, per questo che poi ci pentiamo, molto sovente, ma è per questo che l'abbiamo chiamata in onda. Abbiamo un'altra domanda, giunta stavolta in tempo reale, via SMS, io però non l'ho capita del tutto. Tu sì? Ma non lo so, io sono ormai completamente costernato. Sì, siamo disarmati. Siamo disarmati. Adesso, sai che facciamo una puntata LGBT del galateo, perché cioè non possiamo. Pari, maestro, non per possiamo favore. Accettare la cazzata che ha detto. No, è inaccettabile. E poi quella sull'allumeuse. Ma no, quella prima non la ripeta. Lapo, lei il 22 viene con me, Alessandro Diegoli, come ospiti alla serata LGBT della Brianza, Sì, chiede scusa. Me la dai la Brianza, si chiama, faccio un po' lei. Allora, ciao, sono Antonio, devo portare fuori a mangiare una mia amica. Però il ristorante che ho di fronte ha un motel. Cosa dici? Cioè, Antonio, ma che cazzo di domanda? Vuole essere sicuro di non essere troppo allusivo. Allora, sostanzialmente, se lui vuol portare al ristorante questa sua, speriamo, futura consorte, ma insomma è dubbioso perché essendo anti un motel ha paura che capisca male. Beh, premio Mosca d'Oro per comici emergenti a questo radioascoltatore, che ha tutto il nostro applauso sia per la sensibilità in entrata che quella in uscita, ovvero naturalmente fa bene a crucciarsi. Come non possiamo che dirgli che fargli i nostri migliori auguri perché il suo ardimentoso gesto possa trarre dei frutti, ma noi non possiamo però avvallarlo nel contempo con la nostra dottrina, naturalmente. Per cui qui è un caso di conflitto di interessi che naturalmente voi siete chiamati a dirimere. Cosa scegliete? Cosa scegliereste voi nella vostra infinita saggezza? No, ma io non ho l'infinita saggezza. Nella mia infinita coda di paglia comincerei a scusarmi Già prima, mettendo le mani avanti e rovinando tutto. Giorni prima comincerei a scusarmi. Guarda, ti porto davanti un motel a ore di infimo lignaggio, ma è solo perché il ristorante davanti è una figata. No, invece io andrei a cambiare nottetempo l'insegna del motel, trasformandolo tipo in un vivaio, una roba di questo certo, tipo. Poi lui va nottetempo a cambiare l'insegna del motel e non va poi a cena perché non torna più. Allora, abbiamo un altro SMS da parte di un ascoltatore o ascoltatrice, non lo sappiamo. Il tema è ospiti a casa. Se il mio ospite viene in Italia da 10 anni e non si è mai premurato di imparare una sola parola di italiano, mi devo sforzare ancora? Ma che lo porti all'albergo a ore direttamente. Com'è che si chiama il suo dottore? Guarda che da quando ha finito di curarsi come le si chiamava il suo dottore? Esatto. Perché da quando che ha finito di curarsi le fratture è incontenibile. Sì. Aspetta, avevo un cognome di tipo, non so, che mi ricorda qualcosa tipo Facchinelli, Facchetti, sì, no, sì, non mi ricordo, certo. Qualcosa del genere, non vabbè, lo so, cosa facciamo con questo straniero? Con lo straniero, a parte il motel, io direi... Scusate, c'è la mia muta dei cani personali che sta intervenendo, Tigro, per favore, scusate, ma cioè, stai buono Tigro, devono essere i soliti famigli giù, ovviamente nella corte, ormai non si hanno più nemmeno i portinai che sparano a sala.
male contro i fornitori. Scusi, Tigro è il capomuta dei suoi Welsh Corgi? È il capomuta, è un Welsh Corgi Pembroke gigante. Naturalmente, certo. Sì, è un cane molto raro. No, per allora, vediamo se ho capito bene, se ho preso lezioni bene di Galateo, provo a rispondere io. Con l'ospite bisogna sforzarsi comunque perché è ospite. Eh sì, bisogna sforzarsi comunque perché è ospite, ovviamente, e poi dopo in questo caso, naturalmente se, come dicevamo l'altra volta, se è di nazionalità incerta, dovremo in qualche maniera coinvolgerlo in attività che siano di precipuo interesse turistico, cioè siamo sempre un po' costretti a fare lo show e siamo tenuti anche in quanto italiani, è vero che ormai in quanto italiani tutto il mondo che già ci identificava come dei gran puttanieri dopo Berlusconi siamo messi molto male insomma nelle nostre cose, però... No scusa, adesso lascioglielo dire, ha detto un concetto cristallino. Ho capito, cristallino, ma siamo anche in par condizio. Cosa vuol dire? Mica ha dato indicazioni di voto. Sì, ha ragione. Ma figurati, non erano indicazioni di voto. Va benissimo. Siamo in par condicio. Vada avanti. Allora, facciamo la battuta sul Monte dei Paschi. Allora, portatelo a vedere, a mangiare qualcosa, i ricciarelli e poi dopo di Siena, dalla pasticceria Nannini, e poi dopo di fare una malversazione al Monte dei Paschi. Va bene. Andiamo avanti, dicevamo, ci tocca di fare i guappi. Perché così vuole l'immaginario collettivo non lo so, stava facendo lei. Sempre al motel bisogna tornare, lo dobbiamo riportare al motel a trombare, non lo so. Ultima domanda per lei. Allora, intanto, come ha fatto Alessandro, provo a rispondere io a un sms di un ascoltatore, lei mi dice se rispondo bene. Giuro, è arrivato, è alle 5. E la domanda è questa, il Galateo permette di limonare duro? La mia risposta è... Non solo lo permette, ma è vivamente raccomandato, giusto? Beh, naturalmente apriremo la prossima puntata, la puntata dedicata al tongue wrestling, ovvero che è una pratica che il Galateo consiglia a toto cielo, come diciamo sempre. Per cui chiunque sia così a digiuno di tongue wrestling sappia che la coppia Diego Lifacchini, magari non reciprocamente. Anche reciprocamente, perché noi non siamo omofobi. Anche perché per mettere le pezze alle sue figure, noi dobbiamo anche spostarci comunque sempre più in là. Senta, no, la domanda seria invece era questa qua. In questo periodo i miei amici stranieri, in particolare gli olandesi, che su queste cose sono molto puntigliosi, mi insultano per la scena politica italiana e quello che potrebbe di nuovo per l'ennesima volta capitare. Ora, davanti a un palese torto, non mio, magari però del popolo italiano tutto, che facciamo al mondo rieleggendolo o comunque riprendendolo in considerazione, io posso rispondere agli olandesi, tacete voi che ci avete il re come il Medioevo, o è meglio che, secondo il Galateo, sto zitto? È meglio sprofondare proprio in una vergogna illimitata. Ma anche se c'hanno quella cagata del re, il principe... Stai parlando comunque con... Ma per carità, scusate se vi interrompo, ma hanno anche una monarchia di preclara fama, come tutte le monarchie del nord Europa, sono tutte personcine simpatiche, addirittura si macerano in problemi d'amore, come la principessina norvegese che era anoressica, poverina per amore, per cui sono gente... Guarda, sono d'accordo, non vogliamo parlare poi della regina di Danimarca, amatissima e gran tabagista, fuma ovunque. Tant'è che si dice c'è del marcio in Danimarca. Sono i polmoni della regina. Lapo, ciao. Ciao, grazie. Chiuso. Vi dico quest'ultima cosa, importante, anche a parziale compensazione delle brutte dichiarazioni precedenti. Così. Naturalmente possiamo dire che a questa nostra persona, che finché non avremo anche noi una bella legge sul matrimonio gay come i francesi, attesa in questo paese da tanti anni, anche perché ricordiamo la Costituzione non impedirebbe certamente niente di tutto ciò, potremmo invece solamente sprofondare in una vergogna terrificante e invocare il ritorno di un re danese e non ovviamente Savoia, ovviamente. Insomma, la chiudiamo qui che è meglio. Viva l'Italia! Viva! Certo. Arrivederci, Lapo, ciao! A settimana prossima forse. Almeno non diamogli delle certezze. No, non lo so.